Credo che sovente le aziende usino il marketing come strumento per confermare delle direzioni, delle scelte che già hanno impostato. In realtà, secondo me, il marketing dovrebbe misurare il polso al mercato stesso. Ed è un mercato che è in via di totale ridefinizione. Credo che il consumatore, quello all'avanguardia, il consumatore contemporaneo, che non si identifica neanche più nel termine consumatore, ecco, impulso, inventiamoci un termine nuovo, anche prosumer non è molto user friendly, insomma. A me piace pensare al cittadino contemporaneo. Ecco, il cittadino contemporaneo è fuori dai radar, è fuori dal radar dei grandi e affinché venga misurato, capito e dunque sedotto, deve sentirsi rappresentato. E qui ci stanno in mezzo anche le federazioni, le associazioni dei consumatori. Oggi il consumatore che vuole efficienza e vuole sistemi produttivi che siano veramente eco-friendly e socialmente sostenibili, non sanno bene come fare breccia. Quindi trovo che le indagini di mercato dovrebbero non misurare intanto le intenzioni, bensì i fatti, e partire prima che ci sia una strategia interna che serva come strumento per costruire poi una strategia interna sulla base di un campione. Prosumer non è user friendly intanto perché, ecco, user friendly perché è un inglesismo. So che parte dal concetto di essere proattivi e questo è fondamentale. Il consumatore invece è reattivo perché reagisce a quello che trova, mentre noi stiamo cercando di arrivare ad un futuro dove si collabora lungo tutto il processo, questo vale sia per i fornitori che per i produttori che poi per l'anello finale che è il consumatore che a sua volta genererà altri byproducts che noi ci auspichiamo tornino poi a nutrire il primo anello della catena. Ma consumatore critico allo stesso modo non è aggraziato perché suona come un dito puntato. In genere il consumatore critico sta antipatico alla grande distribuzione, lo ritiene un rompiscatole. Anche se poi il termine critico vorrebbe dire dotato di senso critico. Per cui forse parlerei di un cittadino di buon senso, perché è vero che consumiamo tutti, ma dobbiamo entrare in una fase dove collaboriamo quando usiamo e non solo soffermarci sull'atto del prendere, che appunto è il consumo. Primissimo consiglio è trasparenza. Su tutta la filiera, cioè io voglio sapere da dove viene questo cotone in un mondo ideale e voglio sapere anche come viene distribuito, perché sovente una cosa, un oggetto, un manufatto può partire pulito e poi perdere man mano, le sue caratteristiche sostenibili nel processo distributivo o nel processo di lavorazione. Ed è lì che la comunicazione diventa fondamentale, perché non puoi certo scrivere un papiro infinito su ogni imballaggio, ci vogliono delle parole chiave che siano facilmente comprensibili. Ma sì, ecco, chiedo innanzitutto trasparenza e educazione, perché se io vendo un attrezzo elettronico, per dire, e questo attrezzo elettronico mi arriva con delle caratteristiche di sostenibilità, se io poi sono nel punto vendita e non conosco queste caratteristiche, non sarò in grado di venderle a te che sei interessato ad un prodotto sostenibile. Quindi, mai come ora è importante la formazione. Se io sono un punto vendita che offre alcuni articoli sostenibili e durante l'estate, benché io abbia l'aria condizionata, lascio la porta aperta, sto invitando una persona interessata nel mio prodotto, poi però lo sto prendendo anche a sberle perché sto sprecando un'enormità di energia per nessun motivo. Quindi questi esercizi di coerenza sono importanti. Se chi distribuisce fornisce insieme ai suoi prodotti anche un bagaglio di informazione.